Anche l'arte moderna ha bisogno di essere raccontata, non tanto ai posteri presumibilmente evoluti nell'esperienza comunicativa, ma anzitutto ai contemporanei che, frastornati dall'imponente aggressione mediatica, difficilmente sanno cogliere il senso della realtà. Così nuove espressioni di arte popolare stanno nascendo per supplire a tale carenza. La street art è tra queste. Nata proprio nel mondo ristretto delle città, dove l'orizzonte è quasi sempre delimitato da un muro, dove le poche aree verdi confinate nel cemento tra imponenti palazzi spesso non sono sufficienti per immaginare il cielo. La street art è un'arte libera, è un'arte che ormai ha 50 anni di storia, è nata negli Stati Uniti, però qui in Europa prima e poi anche nel territorio italiano oggi è un'arte ormai sdoganata, perché la vediamo, credo, in ogni angolo della nostra città. Tanti, tanti punti, tanti angoli sono molto abbelliti, no? E arricchiti di opere di street artist. Noi dell'Associazione GEOS ci interessiamo di quest'arte e ci interessiamo perché proprio l'associazione è dedicata a uno street artist che non c'è più e che oggi lui viene ricordato con questa associazione, il suo pensiero artistico, viene ricordato il suo stile e molti amici suoi e che lavoravano nel mondo della street art, lavorano tuttora, sono degli artisti ormai affermati, ecco, lo ricordano in questo modo qua. Io rappresento questa associazione e con questa associazione direi che abbiamo abbellito città, abbiamo abbellito, se andate ad Arcugnano, abbiamo la direzione artistica di un bellissimo paese che è un museo a cielo aperto, da quante opere d'arte ormai ha nel proprio comune. In tutto il Veneto siamo presenti con grandissimi artisti internazionali e oggi, ad esempio, abbiamo un artista qui famosissimo, Maupal, famoso per il suo super pop, che ci farà un'opera personale proprio dedicata qui alle cucine popolari di Padova. Questo è un progetto che ci unisce anche ad un'associazione padovana, un'associazione di volontariato che è Domna, e che e con lei stiamo, con questa associazione stiamo collaborando per più progetti. Già l'abbiamo fatto con la Casa dei Senza Fissi Dimora ed il prossimo progetto invece speriamo sia qualcos'altro che unisca il tema dell'arte e quella del volontariato. E quindi dopo una bellissima opera che abbiamo fatto con un artista milanese, Acme, fatta al quartiere Arcella a San Carlo, oggi invece abbelliamo anche qui all'interno le cucine popolari di Padova.